Cari cittadini, buonasera a tutti. Con grande piacere questa sera vi parlerò del nutrito programma culturale che noi di Stornarella in Movimento vogliamo attuare se il 25 maggio ci concederete la vostra fiducia. Però prima di farlo vorrei commentare alcuni versi della canzone di Ligabue, Il sale della terra, scelta dalla lista numero 1 per accompagnare i loro comizi. Il primo verso è: siamo l'arroganza che non ha paura. Qui il cantautore ha voluto mettere in risalto ciò che è consuetudine fra i politicanti, l'arroganza. Nella nostra realtà, gente ambiziosa, saccente, che in molti casi non si è mai interessata a Stornarella. Però ora ci sono le elezioni comunali e addirittura viene a parlarci da questo podio, che io considero un privilegio, ostentando i propri titoli di studio, per darci degli insegnamenti e immaginando noi cittadini lì, ignoranti, seduti tra i banchi di scuola. Cari cittadini, io credo che non servano lezioni collettive con ripetute cadute di stile, se di stile si può parlare, né titoli di studio ostentati per guidare la nostra città. Serve l'umiltà, l'impegno, l'onestà e le idee. Il secondo verso recita: siamo la vergogna che fingiamo di provare. In questo verso Ligabue mette in risalto come i politici fingono di provare vergogna, ma in realtà si dovrebbero vergognare. Il vostro teatrino di bassissimo livello, inscenato qualche sera fa, non si addice affatto ad un dibattito politico. E tra l'altro non vi viene bene neanche fare spettacolo. Non avete mostrato alcuna vergogna e alcuna moderazione nell'usare un linguaggio più che colorito, assolutamente non adatto a questo contesto, utilizzando epiteti di dubbio gusto, offese personali, intimidazioni e addirittura anche accuse di razzismo. Io preferisco non commentare perché il livello è troppo basso. Dico solo, per usare termini calcistici a voi così cari, che avete fatto un clamoroso autogol. Un altro verso recita: siamo furbi che più furbi di così si muore. In questo verso il grande Ligabue riassume l'arma più potente del politico, la furbizia nel cercare il potere a tutti i costi. Non servono scienziati, professori, non servono le lauree, non serve scomodare la statistica, la matematica, non serve neanche la furbizia. Noi abbiamo semplicemente evidenziato un'anomalia che riguarda la crescita esponenziale delle iscrizioni di comunitari alle liste aggiunte in soli 5 giorni. Nessuno di noi ha mai pensato e detto che non vogliamo che i nostri ospiti comunitari votino, anzi il loro è un diritto sacrosanto,
ma non possiamo rimanere indifferenti di fronte al fatto che qui a Stornarella c'è stata una vera e propria corsa all'iscrizione. Si sono iscritti 200 comunitari, 20 dei quali, per non sbagliare, hanno presentato richiesta addirittura 2 o 3 volte. Voi continuate pure a dare i numeri. Sul sito stranierinitalia.it c'è un articolo del 14 aprile che riporta la dichiarazione del giornalista rumeno dottor Sorin Cean, direttore del settimanale Gazeta Romaneasca, che dice, testuali parole, i romeni residenti in Italia sono oltre 1 milione e aggiunge, sì, ma poi si scopre che rispetto a questo milione gli iscritti sulle liste sono percentuali di 0, e al voto ci vanno ancora meno, percentuali di 0. Qui a Stornarella l'incidenza del voto comunitario rispetto all'elettorato è 6 volte più alta della media nazionale ed è questo quello che noi abbiamo messo in evidenza. L'ultimo verso che voglio declamare della canzone di Ligabue è: siamo le figure dietro le figure. E questo, cari cittadini, lo lascio commentare a voi. Di professione faccio il musicista concertista. Ho la fortuna di fare quello che sognavo di fare da bambino. Faccio concerti in tutto il mondo e questo mi permette di conoscere culture diverse, paesi diversi, tradizioni. È una cosa che mi arricchisce molto. Voglio mettere a servizio della mia città le mie competenze. Nel corso degli anni passati ho sempre cercato di dare il mio modesto contributo al mio amato paese. Infatti, pur non ricoprendo alcuna carica amministrativa, sia dal 93 ho organizzato manifestazioni culturali, soprattutto in ambito musicale. Un'esperienza che ancora oggi mi emoziona risale al 1996, quando, insieme al mio amico Rosario Di Corato, fondai e diressi il coro civico polifonico Città di Stornarella. Con il coro, in 7 anni di attività, abbiamo fatto moltissimi concerti e anche partecipato in tutta Italia e partecipato ottenendo premi prestigiosi in concorsi nazionali ed internazionali. Davvero una bellissima esperienza, soprattutto perché onoravamo la nostra cara città, Stornarella. Nel 2010 ho ideato e realizzato il festival musicale Reali City in Tango and Jazz, che per 3 anni fino al 2012, grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale uscente, ho potuto realizzare una rassegna che ha portato artisti di livello internazionale qui a Stornarella. Ma ciò che mi ha gratificato maggiormente è che nelle serate organizzate c'è stato un afflusso incredibile di gente proveniente da tutta la provincia ed addirittura dal nord barese, oltre a lusinghire articoli su carta stampata e web. Si possono organizzare eventi culturali di ottimo livello, concentrandosi sulla qualità delle proposte per attirare gente da fuori. Noi di Stornarella in Movimento vogliamo che la nostra cara città diventi un centro culturale importante che faccia confluire pubblico e soprattutto metta in moto la nostra economia. Voglio parlarvi di un esempio di ottima politica culturale da prendere a modello. A pochi chilometri di qui, Orsara di Puglia. 25 anni fa hanno ideato Orsara Jazz. Orsara oggi è diventato uno dei centri più importanti del mondo per la musica jazz, attirando turisti, organizzando masterclass, concerti e soprattutto promuovendo il territorio, creando economia. Il primo atto necessario è la programmazione. Vogliamo coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, ascoltare e valutare le loro proposte e programmare un cartellone comune di eventi culturali, non limitato all'estate, ma su base annuale,
Non dobbiamo aspettare i giorni di festa patronale e qualche sporadico evento culturale di non elevato profilo per uscire con le nostre famiglie, i nostri figli. Abbiamo bisogno di un programma valido che soddisfi le esigenze di tutti i nostri concittadini e faccia parlare di sé per importanza anche fuori. Abbiamo nel nostro territorio delle eccellenze nel campo enogastronomico e noi le vogliamo valorizzare al massimo. La nostra intenzione è quella di abbinare l'arte alla cultura enogastronomica. Vogliamo continuare con la quarta edizione del Festival Reali City in Tango and Jazz, che sarà esteso agli altri comuni dei cinque Reali City come una sorta di festival itinerante, proprio abbinando i nostri prodotti enogastronomici ai concerti che saranno in programmazione per promuovere il nostro territorio nella totalità. Un altro punto del programma culturale della nostra lista è quello di internazionalizzare Stornarella attraverso i gemellaggi con delle città europee. I gemellaggi apporteranno dei benefici in ambito economico, commerciale, sociale, culturale, turistico, oltre ad avere una corsia preferenziale per accordi e partnership economiche relative ai nostri prodotti agricoli e non da esportare. Sì. Coinvolgeremo le scuole, i club sportivi, le associazioni con i loro progetti, potranno dare un contributo notevole e ciò è senz'altro una via sicura per il successo di Stornarella. Sappiamo che Stornarella pullula di talenti in diversi campi artistici che stanno ottenendo lusinghieri successi in concorsi nazionali e internazionali. Noi vogliamo valorizzare queste eccellenze. Istituiremo un premio letterario, un concorso musicale, di danza e arti grafiche, rivalutando anche i locali della biblioteca, luogo simbolo della cultura. Dove sono i soldi? Basta la volontà in questi casi. Sono attività a costo zero. E noi abbiamo le competenze e la voglia di organizzarle per promuovere il nostro territorio, per i nostri ragazzi, per la nostra gente, perché noi ci crediamo. Istituiremo delle giornate ecologiche in collaborazione con le scuole, dove tutti gli amministratori saranno impegnati personalmente. Organizzeremo una fiera dell'artigianato handmade aperta agli espositori pugliesi che vorranno parteciparvi e che permetterà di far confluire gente da tutti i comuni limitrofi. Organizzeremo inoltre un festival degli artisti di strada. Vogliamo che Stornarella sia in movimento. Vorrei concludere il mio intervento parlando della colonna sonora che sta accompagnando i nostri comizi, scritta dal grande compositore inglese Nick Glennie-Smith per il film Secretariat, un anno da ricordare, del 2010, basato su una storia vera e prodotta da Walt Disney. Secretariat era un cavallo di razza purosangue inglese, soprannominato anche Big Red per il suo manto rossiccio, che praticamente ha vinto tutto dal 70 all'89 negli Stati Uniti. La melodia, interpretata inizialmente dai violoncelli per poi passare a tutta l'orchestra in un crescendo da brividi, è intensa e incalzante. Il tema è di una semplicità disarmante, ma è efficace e colpisce l'attenzione dell'ascoltatore e lo emoziona fino a farlo sognare. Il cambiamento in cui noi crediamo è anche questo: avere il coraggio di scegliere e proporre una musica tutt'altro che commerciale, ma raffinata e direi anche colta, ma meravigliosamente adatta a tutti, perché la musica da sola basta per arrivare fino al cuore. Le parole le mettiamo noi con le nostre proposte, con il nostro programma e il nostro progetto di cambiamento. Tutti noi candidati consiglieri della lista numero 3, Stornarella in Movimento, insieme al nostro candidato sindaco Massimo Golia, non vi stiamo facendo promesse irrealizzabili, ma con grande passione e il massimo impegno vi stiamo chiedendo la fiducia per proporvi un concreto cambiamento a tutti i livelli che porti la nostra amata Stornarella a divenire finalmente una fiorente cittadina.